Glorie non si ferma. Dopo la tappa oltreoceano di Toronto in Canada, le formazioni delle leggende rossonere raggiunge la Finlandia per una partita benefica contro gli ex dell'HJK Helsinki dopo 25 anni dall'ultimo incontro del 1989. Allora rossoneri e finlandesi si affrontarono nella fase preliminare di Coppa dei Campioni, che vide il Milan vincere a San Siro per 4-0 grazie alla doppietta di Daniele gol di Giovanni Stropp e Chicco Evani, mentre a Helsinki i rossoneri si imposero per 1-0 grazie al gol dell'indimenticato Stefano Borgonovo. Prosegue quindi il grande impegno del Milan Glorie in giro per il mondo. La settimana scorsa infatti grande successo dentro e fuori dal campo nella tappa di Toronto. Fuori dal campo con i più di 150 italo-canadesi accorsi all'Embassy Convention Center per acclamare e dare il benvenuto alle leggende rossonere e la visita alla CN Tower e alle cascate del Niagara. E dentro il campo, con il successo per 2-0 contro i Benfica Legends davanti a 16.000 spettatori, con le reti di Lantignotti e Oddo. L'evento di Helsinki prenderà luogo il prossimo 6 giugno, tra i rossoneri, Rossi e Cudicini, Tassotti, Baresi e Maldini, ma anche Ranio, Carbone, Simone, Shevchenko, Di Canio, Massaro e Devani, per citarne alcuni. Helsinki ospiterà quindi al Sonera Stadium questa importante partita a sfondo benefico. Parte del ricavato verrà infatti devoto ai progetti di Fondazione Milan e alla costruzione del nuovo ospedale pediatrico di Helsinki in apertura per il prossimo 2017. Il giorno seguente, 7 giugno, sempre nell'ambito della solidarietà, è stato organizzato anche un torneo di golf al quale parteciperanno alcuni glori appassionati di green come Shevchenko, Cudicini, Massaro, Tassotti e Simone. Da Toronto a Helsinki non si ferma il Milan Glorie, anche questa volta col suo carico di storia, di beneficenza e di colori rossoneri.